Buonasera, ciao a tutti, bentornati nel nostro video. Io sono Susie, lei è Sharin, la coda è di Yuna, come al solito. Ormai questa postazione, quando ci vede mettere le due sedie qua, cioè, lei sale sopra e mette la sua coda. Ecco, Tocchi. adesso forse si mette proprio. No, le unghie su. No, Yunetta, le unghie no. Gentilmente, grazie. Ok, adesso si rigira. Vabbè. Ok, si comoda Messa Yuna. comoda. Meno male che ha preso solo una sedia, ma avrebbe potuto Esatto. mettersi proprio direttamente in mezzo. E Ma invece. probabilmente la divisione qua le dava fastidio. E vabbè. Allora, niente. Io sono tornata, diciamo, di nuovo da Action oggi. Ci sono stata martedì, abbiamo fatto appunto il video che è uscito mercoledì. E dove dicevo appunto, dove ho mostrato tutte le cose che ho preso, ma soprattutto ero andata per prendere le piastrelle da mettere, quella di incastro di legno da mettere sotto il gazebo. Ieri Sharon le ha sistemate, però ci siamo rese conto che appunto erano troppo poche, i 9 confezioni che c'erano quando appunto siamo andati martedì, ed erano tutte quelle che avevano, le abbiamo portate via tutte. Ero sicura che non bastassero. E infatti ne mancavano, facendo i conti, ne mancavano circa 4 ancora confezioni, che sono confezioni da 4. E sono andata oggi perché Giorgio era andato a Milano per lavoro, quindi è stato via 3 giorni, è arrivato oggi e mi sono fatta accompagnare in un altro Action perché quello era proprio di Torino. Noi andiamo in provincia di Torino, non li ho vicino e quindi da sola non riesco ad andarci. E siamo andati nell'altro appunto di Torino sperando di trovarli, e invece questo non li aveva proprio, non li aveva, non sapeva quando sarebbero arrivati, eccetera, eccetera. Quindi siamo ritornati in quello dove appunto siamo andati martedì e si vede che ne avevano ancora in magazzino, li hanno ritirati fuori e ce n'erano 5 confezioni, le ho prese tutte. Me ne servivano Sì, hai 4. dovuto svaligiarlo due Esatto, volte, l'ho sto fatto. svaligiato 2 volte praticamente, quindi forse domani, ringraziando, dovremo riuscire a finire la pavimentazione del gazebo. Poi vabbè, tutto il resto che c'è da fare lo faremo piano piano, però almeno quello adesso sono tranquilla che non dovrebbero mancarci, anzi forse c'è una confezione in più, però Può essere, sì. non si sa mai, vabbè, vedremo cosa fare. Però nel frattempo potevo uscire solo con le mattonelle, quelle che mi mancavano, Sia mai ovviamente no, quindi ho una preso. persona normale, posata, tranquilla, l'avrebbe fatto, ma tu hai detto Io no, no, ovviamente, quindi ho preso devo prendere altra un roba. pochettino in un Action, un pochettino nell'altro, quindi Ah, pure, sì, non neanche tutti sono, dello no, non sono stesso. tutti dello stesso Action. Comunque, chi ha visto il video sempre di mercoledì si ricorderà che c'è stata una incomprensione tra me e Sharin. Ah, cominci subito con questa. Sì, perché appunto avevamo preso una lattina di tè, che io avevo detto che appunto la lattina era bellissima con i fiori di ciliegio, bla 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 bla. E poi c'era l'altra che volevo assaggiare io, che non era un tè, ma era probabilmente un succo di frutta, qualcosa del genere, perché c'era limone e Succo di fragola. frutta? No, è la bevanda che sa Beva vagamente di bevanda che qualcosa. sa vagamente di Perché frutta. succo di frutta di solito c'ha più frutta dentro. Dato che era scritto piccolissimo e io comincio a non riuscire a vedere proprio benissimo le lettere piccole, 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 piccole. E quindi ho detto: mi leggi gli ingredienti così. Lei cosa fa? Legge gli ingredienti, me li dice anche ad alta voce. Poi io mi giro per andare a prendere altre cose. Lei cosa fa? Li posa e non li Sì, ha lei ti avrei presi. detto metti li Quindi qua, alla poi tu ti metti col sera, carrello. esatto, quindi è colpa Tu mia, non hai neanche preso ovviamente. il Io tè. non ho neanche preso il Per tè. qualche oscuro motivo c'è finita dentro una cosa Al melone, all'anguria all'anguria, nel giusto, carrello che watermelon. non voleva nessuno dei due in E quindi realtà. alla fine non avevamo preso ciò che volevamo, ne abbiamo presa una che non A pensavamo di caso. prendere così a caso. Quindi oggi ovviamente cosa ho fatto? Le ho prese subito. Sono andata a prenderle, quindi la E magari confezione che sanno di dicevo. schifo, No, perché non secondo hai adesso, assaggiato attento adesso quella all'anguria. l'assaggerai adesso. Allora, questo è tè verde con miele. Quindi secondo me non sarà cattivo sicuramente, Vediamo, ma la io confezione, ma ditemi se non è sa qua bellina. di acqua sporca. E infatti adesso, mentre io vado avanti, tu assaggi. Sì, Ah, io assaggio. adesso assaggi e Aspetta che vado a così prendere il bicchiere. dici. Poi vabbè, ovviamente mi sono presa quella che gli avevo fatto leggere le cose, insomma, gli ingredienti. Sapevo che c'era fragola e limone, però appunto lei l'ha posato. No, c'è anche miele qua, sai?
C'è miele ovunque? C'è scritto fruit juice. Fruit? Ho detto, ma che fruit? Fruit. Vabbè, quello che è. Succo di frutta, quindi fruit juice. And honey. Questa è un po' meno bella, insomma, un pochettino più così, però... sperando che sia buona, vi dirò poi. Ecco, si sente... spero non si senta l'asciugatrice che c'è in bagno, che è nella stanza di fianco a questa dove stiamo facendo il video, perché la mia asciugatrice, per carità, che Dio la benedica, è veramente una manna caduta dal cielo, l'asciugatrice, però la mia sembra un trattore. Lei è una manna caduta dal cielo, l'hai comprata, l'asciugatrice che è arrivata. Lei. Sì, magari, no, sì, l'ho pagata anche abbastanza, però dico, veramente, sono stata fino all'anno scorso senza asciugatrice, e cosa veramente mi sono persa, perché avevo umidità ovunque d'inverno, non sapevo dove stare, dove riuscire a stendere, asciugare le cose. E invece veramente con l'asciugatrice è una pacchia. Il problema appunto è che la mia è un trattore, cioè fa veramente tanto rumore, quindi non so se qualcuno di voi ha un'asciugatrice e anche la sua fa rumore, allora penso che sia una cosa normale, perché se no devo iniziare a preoccuparmi. Però vabbè, fino adesso va, e quindi lasciamola andare, eccola lì. Quindi allora mi dica l'impressione di questo tè, com'è? Allora, sa un po' di tè, è delicato. Un po' solo? Sì, è delicato. Non è un tè particolarmente deciso di essere. Però tè. Il miele si sente, è dolce. È dolce e dolce. È buono, diciamo così, è buono. Lo consiglieresti? Più o meno. Cioè dipende. Okay, più o meno. Non... dipende quanto vuoi sentire il tè quando prendi una cosa che si chiama tè. Giusto per rimanere in tema, visto che stiamo mangiando, non ve lo consiglia, ecco, diciamo così. Però no, se vi piace la confezione. Non ve lo consiglio. Ok. Ni, fate come volete. Fate come volete. Ah, non sa di merda. Che bello, meno male. Partiamo dalla nota positiva. Che schifo. Va bene. Meno male che non fai le recensioni tue culinarie, queste cose qua. Ci sono le recensioni di libri anche fatte male. Ecco, sì. Va bene. Ah, tu detto, non è cattivo. Ma è comunque un sapore molto delicato. Senti il dolce, però non è che dici: ah sì, questo è proprio un sapore deciso di tè verde. Sì. È una roba dolce. È una roba dolce, vabbè. Comunque, diciamo che volendo si può bere, non è che sì, fa proprio schifo. No, si può bere. Okay, vabbè. Restando in tema di cibo, ho trovato il lion bianco. Ovviamente perché noi non possiamo mangiare cose... Va bene. Ok. Comunque, vabbè. Poi, Sharon ha trovato buonissime queste qui. Io sì, queste sono buone. Ne ho mangiata una e credevo di stare male. Sono buone. Credevo di stare male per la bontà. No, veramente, sono buone, ma sono di un dolce, ma un dolce terribile. C'è una cosa proprio... La cosa bella è che dentro oh, di mio che Dio. È salato comunque. Sì, ma veramente dolce. Io non so, sarà perché appunto... ho iniziato a bere il caffè e il tè senza della zucchero. Peppina. Ma che della Peppina, tua sorella, la Peppina. Santa pazienza. Ma non si può fare video con te, cazzarola. Ciao, la Peppina. La Peppina. Ma pensa a te. Ah, Peppina fa il caffè. Oh, dicevo che non metto più lo zucchero perché appunto mi hanno detto... ho letto perché ho dedotto perché veramente non mi hanno detto niente su questa cosa qui, non si capisce ancora bene che cos'ho. Io sono piena di sfoghi così su tutta la gambe e braccia, e quindi che prudono, e si pensa che appunto potesse essere, almeno io sono arrivata guardando su internet che anche l'esubero dottor Google di zucchero, tanto io zucchero dove stare per cortesia, può far venire questi sfoghi qua, quindi ho deciso, appunto, ho tolto via che bevevo tanta Pepsi Cola, quindi zucchero non finire, e in più appunto mettevo lo zucchero nel tè, nel caffè, queste cose qua, quindi già il caffè nell'insalata lo zucchero no. E già il tè e il caffè lo bevo senza zucchero, che è terribile, però ce la sto facendo. Quindi adesso il dolce lo sento di più. Quando soprattutto ho preso quella, ho detto no, basta, è buona, ma non fa per me. Però cosa ho fatto? Me ne sono presa la cosa. La versione bianca, perché io adoro il cioccolato bianco.
E quindi queste brutte persone che sono 210, ah, 210 calorie per due pezzi praticamente, come un piatto di pasta, non lo so. Va bene, ok, dirò, non lo so, vedremo come saranno, non lo so. Poi, no, le cose da mangiare sono finite, meno male, okay, quindi spostiamo. Allora, come voi sapete, se chi mi conosce nei video, io ho un problema. Hai un problema. Quindi anche da Action ho trovato queste cose qua. Addirittura purtroppo hanno diviso i ditini, quindi non lo so, spero che ma mi vadano bene. Specifici, sennò... Sì, vedi, sono sui ditini giusti, così. E vedremo se mi stanno, non lo so, dipende. Vedremo. Ok, allora, poi ho preso dei timbri, questi qua. Io avevo già comprato su Amazon un po' di tempo fa, forse l'anno scorso, proprio un cofanetto bello con tutti i timbrini delle lettere, però le lettere erano in stile come quelle della macchina da scrivere. Sì, un po' se più non, serio. Più serio, ecco. Qui invece... Ma sono le mie cassettine, ma non ho voglia di cercare. Sì, sì, faremo vedere poi un'altra volta, magari quando proviamo questi faccio vedere poi... Faccio vedere gli altri. E questo mi piaceva il carattere, che mi ricorda un po' quello della Walt Disney. Più o meno, però... Molto più o meno, però sì. Sì, vabbè, dai, un po' la V, così... Le lettere, comunque... E questo cos'è? Non è neanche corsivo, stampatello, non si capisce bene perché... È stampatello maiuscolo. Stampatello maiuscolo, vabbè. Comunque, mi piaceva il carattere, tanto giusto per cambiare un po' con l'altro... E vabbè, niente, non ho resistito. Poi mi sembra che appunto costasse anche perché resistere un euro qualcosa, un euro e 90 forse, proprio pochino. E di stampi, credo, è perché non ho ancora capito bene questi qua, cioè mi dovrebbe essere un altro ma non lo trovo. Ah, oddio, si è aperto. Sì, allora, devono essere, vabbè, sì, wooden stamp set, sì. Ok, sono degli stampi. Perché nel dubbio compri le cose senza sapere cosa sono? Tu fatti. Io fatti miei, che, vedi che è già andato fuori fuoco, non mette più a fuoco, mannaggia. Comunque, vabbè, credo che siano... Sì, questi forse vanno bene per chi fa le agende, queste cose, sì, perché c'è la data, c'è le cose. E dovrebbero essere... Aiuto, perché sono attaccati? Vabbè, sono attaccati, questi qua vanno d'amore d'accordo e si sono attaccati. Sì, sono questi qua così. Sì, oddio, sono enormi a fare le agende così, Sono piccoli, fai un'agendina, veramente, vabbè. Gli altri dovrebbero essere più carini, questi qua, perché intravedo un orologio e quindi questo infatti non si apre, dannazione. L'altro sembrava chiuso, invece si è aperto, quindi... Dai, comprare questo lo scotch. Lo so, c'è lo scotch, sì. Mi passo io che sono tipo grizzly, però in questi giorni non ho molta forza. Passa qua. No, ce l'ho fatta, ok. Allora. Ma che cattiveria! Io non lo so se... Toglimelo per favore, perché come si riappiccica. Ah sì, qua ci sono cose così. Penso che lo appiccicherò dove meno te l'aspetti. Tipo Francabollo. Chi è Francabollo? Non la conosco. La signora Francabollo. La signora Francabollo. Signora Francabollo, se mi segui, ciao. Grazie per l'iscrizione. Non penso. Credo che si sia appena iscritta la signora Francabollo. No, la signora Francabollo non ha umorismo. Cribbio, vabbè. Comunque... Magari un giorno farò un video per provare tutti questi timbrini. Mi scuso con la signora Francabollo. E mi scuso con la signora Francabollo. Poi ho preso un pacco di washi tape. Credo che sia sul vintage. Che non si vede bene, ma... Penso che le fantasie siano queste a sto punto. Queste che si vedono tutte qua. Può essere, sì, perché qua ci sono le corone, qui ci sono le corone. C'è qualcosa con gli uccellini anche. Perché non stavi mettendo a fuoco? Perché mi mette a fuoco la lattina dietro, dannazione. Maledetta lattina. Non è che sta cambiando molto, Non è cambiata la ceppa. No.
e il mio cellulare dopo un momento. Sì, comunque secondo me, non so se magari, ecco, guarda, se riesci a togliere lo scoccino qua dietro, così intanto ti faccio vedere altro. Gli scoccini sono tre comunque. Mannaggia. Poi, visto che avevo preso le unghie, quindi non penso che ce la farò, prenderò le forbici. Non ce la fa, ok. Visto che avevo preso appunto 3 settimane fa più o meno la macchinetta, insomma, mi viene in mente. Per il caffè. E della peppina, va bene, ok. Oh, mannaggia, quella che si mettono le fustelle, la fustellatrice, quella piccolina, quella che si è subito storto il coso a banana. Che poi ho scoperto in alcuni video che anche Action la vendeva ed era anche molto bella e costava poco. Però boh, non si vede più adesso, non c'è. Comunque però ci sono le fustelle in compenso. Sono anche le volpi teoricamente. Ecco appunto, dice uno dei... Opri. Ma cosa oggi? Io sto oprendo. Opri. Oh, adesso signor. Te lo posso. Grazie. Comunque vabbè, ci sono queste fustelle qua, queste cose qui. E già eccole qua le volpi. Queste. Queste qui, le farfalline. E poi i fumetti, che boh, non so come ne farò, però costavano poco, quindi li ho presi. Riesci? Ecco, così adesso riesci a farmelo vedere, grazie. Adesso in teoria si dovrebbe... c'è il cane! Sì, ce ne sono anche cani da caccia vari. E già, le volpi. Vicino alle volpi, tra l'altro, sembra. Sì, infatti c'è il cane che si sta girando indietro a vedere, guarda un po' là sotto che ci stanno le volpi. Poi vabbè, ci sono i fiori, credo con le macchinine. Credo che gli uccelletti siano in realtà questo qui, infatti. Ah, ecco. Perché vedi che c'è un pezzo di coso floreale carino. Qua. Oh, che carino. Beh dai, sono carini. Quanto ce n'è dentro? Boh, vediamo un po', proviamo a tirarne fuori uno. Beh, insomma. Sì, mi sembrano pochi, Insomma. Ce n'è pochino. Vabbè. Quindi questo a parte non sono degni a rimanere in gol. Sono 50 però. Li conserveremo. Col tappo al contrario, vabbè. Col tappo al contrario. Okay. Poi ho preso una cosa che era un po' che volevo che prendermela. Adesso te lo spiego. Era un po' che volevo prenderla, però costava veramente cara. Poi appunto la nostra amica Gulma ci ha mandato chili di strass come questi e quindi mi ha detto che appunto si potevano attaccare anche con col ferro da stiro, così mi ha detto non stare a comprare la tu, cosa apposta, no, perché aspetta, perché costa cara, effettivamente si può fare anche così con il ferro da stiro, però non sapevamo dell'esistenza di Action e questa qui l'ho pagata 9 euro forse, no, neanche 7,90 euro mi sembra. Quindi a sto punto ho detto vabbè, proviamo, perché io il ferro da stiro sinceramente se non lo uso meglio è. E quindi visto che appunto è più impegnativo, cosa è successo? È una gatta. Cioè scusa? È arrivata lei. Ma ha zompato dietro. Ha zompato, sì. Ha fatto sattino. Vabbè, comunque... voglio provare anche questo qui, visto che costava poco, a sto punto... Sì, fai anche mia miaiola, sì. Yuna? Ma sta fissando lo schienale, sì, Yuna? Sta fissando lo schienale, lascia stare. Scusate, se riesco... Ecco. Che fissa! Non lo so cosa sta vedendo, ma solo lei. Ciao, Yuna. Buongiorno. Anche se ormai è luna di notte, però... Comunque dicevo, ho provato appunto con il ferro da stiro e funziona come ha detto lei, però a questo punto l'ho trovata che costava pochissimo e voglio provare anche così, almeno non devo stare a scomodare il ferro da stiro che, insomma, io non vado molto d'accordo col ferro da stiro da quando mi sono bruciata una volta ben bene. E quindi boh, vi farò sapere a varie punte, non so assolutamente come funziona, vi dovrò far spiegare e guardo, magari spero che ci siano le istruzioni molto istruttive. Di solito, ma non è sempre detto. Poi ho preso ancora dei pad, allora ce n'erano due,
Aia, pesano. Però poi devi usare però i pad anche. Ma tu hai detto che non sono degna di usarli. Io non sono degna, se tu ti osi okay. a essere degna, puoi provare a usarli. Ho preso questo qui vintage. Dopo aver fatto una copia di ognuno. Sì, effettivamente sì. Non devo usare le copie poi, posso usare gli originali? Ecco appunto. Per levarli dalle palle, sì. Per levarli dalle palle. Ogni tanto ce l'hai salvato sul computer. Sì, giusto. Vabbè, comunque ci sono probabilmente tutti questi qua, così. E probabilmente, poi dentro c'è anche spero. Ne so, un clown. Spero di no. No, adesso provo a sfogliarli così, ma c'è una. Adesso di nuovo combinazione arrivata. Ah, sono quelli doppi, doppia faccia, mannaggia. La colpisce fortissimo. Ah, ci sono questi qui. Mangia la torta e balla sui tavoli. Ok. Wishing you the best day. Vabbè, ci sono alcune cosucce. Nuovo, sì, penso che si ripetano. Alcune cose steampunk. Noi amiamo lo steampunk. Cioè, non ci sta tutta nell'inquadratura. Ma che roba strana è quello? Non lo so. Dico quello. Quello dietro? Questo di qua. C'ha gli esagoni, c'ha percentuali, sembra una cosa futuristica, però su sfondo steampunk. Sì. Scusa, io una. Poi ci sono tipo cartoline, cose sì. strane. Sto con pellicole. Film, pellicole. Molti ingranaggi. Tutti i pezzettini per fare, guarda, tutti i bordini. Che carini. I ciondoli, vari finti ciondoli, bello questo. Sono un po' belli. Sono molto steampunk. Ouch. Ah, qui è una specie di calendario del Fito Birthday, quindi però chi si li va a scrivere su ste cose? Eccolo qui, adesso sì. sono girate di qua. Beh, però sono carini. Poi vabbè, questi si ripetono, sono quelli dall'altra parte. La gatta fra un po' gli sto scompigliando i peli. C'è un ciuffo, sta cambiando il pelo, povera nonnetta. E insomma, ha il pelo un pochettino così. Poi sarà sì, anche perché è un pochettino anziana, non sta bene, quindi il pelo patisce un po'. C'è sti ciuffi qua così. Ecco, qua. Poi anche sul magro si vede subito. Ecco, questa è diventata tutta pelle e ossa qua, c'è solo più le ossicine. Sopra un po' sì, ti picchia. Qua li abbiamo dovuto togliere tutti. Ecco, hai rotto le balle. Niente, abbiamo rotto le balle. Quindi abbiamo dovuto togliere tutti i peli. Adesso si è messa sul pad. No, torna indietro. Eccola lì, lei sul culo, giustamente. Però io ne avrei un altro da far vedere, Yuna. E invece? Questo con i pianetini. Che shine like the stars. Queste frasi incredibilmente d'effetto. Veramente. E qua è tutto un po'. È così messo presuma. Sull'altro posto. Giustamente, perché devo farlo vedere. Comunque, vabbè, ci sono i cieli stellati. Queste cose qui. Guarda che cose carine. Hanno dei bei pad, veramente. Poi, appunto, costano pochissimo. Mi sembra che, appunto, costano meno di 3 euro. Ce ne sono tanti fogli, belli spessi, che si ripetono e. Insomma, vale la pena. La gatta pulisce sì, il piattino. Sì, ha finito di mangiare di nuovo. Mangia, ma non mette su peso. Che belli che sono. Peccato che non riesco a farli vedere bene. Poi vabbè, ce n'è un altro bellissimo che l'ho cercato questo qua, veramente proprio. Perché l'ho visto in un video di una ragazza che faceva il video appunto di action. Era più difficile vederlo in un video di una ragazza che non fa i video. Non ce la posso fare, cioè tutto mi corregge, qualsiasi cosa, non è che lo lascia passare e dice faccio finta di niente, così non prendono per il culo la mia mamma, invece no. Ma non dovresti divertirti così, Comunque, la mia maglietta nera. Allora. Oh no, ma riflette, manovra evasiva. No, dove vai che poi non ti riusciamo più a tirare su. Vieni qui. No, ma non riflette niente. C'è il leone davanti. Non ne avrei mai. Comunque, è uno di quei libri per colorare, quindi cosa molto rilassante. Però la cosa bella è che questi qua, una volta finiti, puoi anche usarli per fare i quadretti, come diceva lei.
perché appunto colorati diventeranno così e hanno il foil, cioè ogni disegno sono fatti col foil, quindi fatti a mandala o mandala, adesso non so bene l'accento dove sta, però vabbè, dove sta, sono fatti così e quindi sono tutti da colorare dentro e rimangono con il foil. Ce ne sono alcuni che hanno lo sfondo, questo non riesco a capire, sembra un pappagallo, però è molto, non lo so perché c'è un becco, no, ma non è, c'è un becco molto piccolo, perché sono un sì, pappagallo, infatti è un po' strano, è un coso, è un coso, sì, è un coso. Poi c'è il è un polpo, polpo camaleonte, devo tenerlo più lontano per farlo vedere, ma non mi ci arrivano le evasiva. No, ma non ti si vede, stai buona. Il gatto, il maialotto, il coniglio, è bellissimo, la rana, io non ho braccio, Shari, non ci arrivo. Vabbè, queste braccine corte. Il koala con gli occhialoni da aviatore, bellissimo. Sai che la gatta mi ha rubato il posto, quindi anche volendo non posso tornare? Non tornare, che devo dire? Non ti fai mai valere sulla gatta, ti fa sempre fregare il posto. Il pavone. Il paperotto. Il lupo. Il lupo anche molto figo, però sai che sì. Sì. La farfalla. La farfalla. Sì, la farfalla. L'elefante. L'elefante. L'unicorno. L'unicorno. questo dovrebbe essere un leone. Sì. Credo con la finire così. Scoiattolo. Bello. Il gufo con la chiave. Tigre. Il bisonte, il famoso bisonte che nell'altro video ci si attaccava a tutte le persone, sì, sì. Perché è una colla, doti collose. Ecco, un cagnolino, una medusa, è finito. E niente, questo è veramente proprio bello, quindi proverò magari a fare qualche video quando lo coloro e vediamo se sarà effettivamente rilassante dopo aver fatto le copie, e poi farò i quadrettini sperando che ci siano delle cornici di questa dimensione, se no poi vabbè, ci aggiustiamo, faremo delle cornici, in fondo siamo creative, facciamo le cornici da noi stesse, giusto? Donna? Faccio con la pasta, sì, la cornice attorno, sì, voglio vedere che fare il vetro. E non lo faccio, il cosino trasparente che ci mette davanti. Non metto nessun cosino trasparente, faccio niente di niente. Certo. E va bene, niente, allora noi abbiamo finito, non abbiamo più niente, no, infatti, spero di non andare da Action ancora, almeno per un po', non voglio almeno andarci, per favore, no, basta. No, infatti. C'è ancora da finire di mettere a posto la cosa, esatto, la scorsa che esatto. No, abbiamo trovato tutti i buchi per poter mettercele. Non so più dove mettere le cose. Però veramente quel posto lì è la perdizione, è il male per noi creative, è veramente una cosa incredibile. È la gioia e il male assieme, ecco, diciamo così. Quindi niente, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver visto questo video, vi ringraziamo anche se non lo vorrete vedere, tanto ormai noi vi ringraziamo comunque. Io non so se ringrazio la gente che non vuole vedere il video. Tanto tu sei quella che già che dici che ti descrivi. No, io non mi descrivo, al massimo mi disiscrivo. Disiscriveresti. Esatto. Ecco, cattiva. E quindi. Quindi cosa ringrazio, né? Grazie. Quindi niente, comunque, benvenuto ai nuovi iscritti, che ogni tanto c'è qualcuno appunto che si iscrive, anche se non so chi sia perché non ci sono i commenti, quindi non posso ringraziare personalmente. Comunque vi ringrazio comunque, vi do l'appuntamento al prossimo video, che spero che sarà qualcosa di creativo e non dispendioso, perché ormai spese basta. Buonanotte e
No, buonanotte perché se non lo guardano di sera. Infatti, no, dipende da quando lo guardate. Lo quindi ritanzo, buon appetito. Esatto. Allora niente, ciao, alla buon prossima. Sì, buona Pasqua, no, è ormai passata. Un po' presto. No, no, infatti, presto per la prossima. Buon Natale, neanche tanto. Buon compleanno. Boh, qualcuno lo farà il compleanno, no, in questi giorni. Anche domani, magari. Può essere, ma magari non qualcuno che guarda il suo video. Esatto, va bene, niente. Buon quello che preferite. Buon quello che volete voi. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao!